Il giorno di Pasqua, nella benedizione Urbe Torbi, Papa Francesco ha citato uno straordinario documento del filosofo Bertrand Russell e dello scienziato Albert Einstein degli anni 50, nel quale è posta la domanda radicale: metteremo fine al genere umano oppure l'umanità saprà rinunciare alla guerra? E nello stesso documento, di quegli anni in cui era forte la corsa agli armamenti, come del resto anche adesso, ci dicevano Einstein e Russell, dobbiamo imparare a pensare in modo nuovo, a domandarci non già quali misure adottare affinché il gruppo che preferiamo possa conseguire una vittoria militare, perché oggi, nell'epoca atomica, queste misure non sono più contemplabili. La domanda che dobbiamo porci è quali misure adottare per impedire un conflitto armato il cui esito sarebbe catastrofico. Ecco, questo è il tema centrale. Lo era allora, lo è oggi, ed era il tema che avevano già individuato i costituenti nel ripudio della guerra, quando chiedono alle generazioni successive, sostanzialmente, di cercare strumenti alternativi per risolvere i conflitti che non siano le guerre. Oggi, anche in questo momento, e soprattutto in questo momento così tragico per l'Europa, in cui c'è questa aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, tuttavia, non dobbiamo perdere la lucidità di domandarci come possiamo attrezzarci, organizzarci, ricercare strumenti alternativi alla risoluzione dei conflitti che non siano più armi, più guerra e, in ultima analisi, la messa a rischio effettiva della sopravvivenza stessa dell'umanità.